Ciao a tutti, eccoci che è il secondo episodio dei tutorial e anche oggi tratteremo la pietra rossa e i circuiti, ma stavolta faremo un tutorial un po' più avanzato. E Simu White, inizia di nuovo tu. Ok, allora in questo tutorial vediamo... Attenzione, che è impazzito Minecraft. È impazzito Minecraft. Vabbè, taglieremo un attimo la parte. Okay. Ah, no, ok, è partito. Ok, ci siamo. Allora, vediamo come cambiare il flusso di energia da negativo a positivo. Usiamo un blocco, che come ben sappiamo trasmette energia, e una torcia di pietra rossa, in questo caso accesa. Quando noi accendiamo la leva, cambia flusso di energia. Si spegne la torcia e quindi si spegne anche la lampada. Qua vediamo lo stesso principio però applicato diversamente con una doppia trasformazione per accendere una lampada e tenere l'altra spenta. E quando noi muoviamo la leva spegniamo una e accendiamo l'altra, si invertono. E come forse non abbiamo visto nel tutorial prima, la pietra rossa può andare in verticale per un blocco. Mettendo un blocco tipo così e poi mettiamo la pietra rossa sotto e la pietra rossa sopra. Quindi vediamo che si accende lo stesso. Facciamo una scalinata. Per non dover fare tutte le volte una scalinata... Aspetta un attimo Simo, bisogna dire anche che se noi mettiamo ad esempio... Spostati. Un blocco così... Per coprire, ad esempio, la pietra rossa si taglierà e l'energia non passerà. Per non fare questo, bisogna prendere un qualsiasi mezzo blocco, fare così. Così il circuito rimarrà attaccato, però se noi ne aggiungiamo un altro sopra si staccherà perché diventa un blocco unico. Ok. Questo era, bisogna dirlo. Continuiamo, allora, per non stare a fare la scaletta possiamo fare un circuito verticale usando le torce di pietra rossa. Mettiamo una pietra rossa in fila, mettiamo un blocco e sopra una torcia e possiamo fare questo infinite volte finché non spariamo nel cielo blu. Vediamo che quando accendiamo cambia il valore della prima torcia e così anche quello delle altre. E in questo caso si accende. Se non si accendesse basterebbe mettere una negazione prima, cioè far cambiare un'altra volta il flusso di corrente. Come non abbiamo visto, le porte e tutti gli oggetti che possiamo aprire con le mani, anche la botola, si possono aprire anche con la pietra rossa. Con la pedana ci andiamo sopra, si apre. Adesso ho messo chiusa in faccia. E invece adesso rimane aperta, la dobbiamo chiudere. Con la leva è la stessa cosa. Se noi la accendiamo la leva, la porta finché non spegniamo la leva rimane aperta. Una cosa che non hai detto sui circuiti verticali: con le torce così il circuito funzionerà soltanto in salita, in discesa no. Giusto, Yuri. Allora, in questo tutorial vediamo come funziona anche i pistoni. In questo caso vogliamo far scendere dell'acqua, però non sempre, solo quando vogliamo noi. Mettiamo quindi un pistone che è appiccicoso, perché così porta di nuovo indietro il blocco. Mettiamo un blocco attaccato che copre il buco dove scende l'acqua. Si può usare anche la parte del pistone che si allunga e si ritrae. Sì, però così è esteticamente più bello. Infatti vediamo che qua rimane l'acqua così verticale, ma vabbè. Allora, adesso qua ho messo un invertitore, così quando la leva è spenta non passa l'acqua. Però potevamo anche lasciare la leva accesa. E vediamo che accendendo la leva si ritrae il pistone e l'acqua comincia a scendere. Ecco. Adesso Yuri ci farà vedere altre cose. Prego Yuri.
Allora, partiamo con un semplicissimo circuito in cui vediamo che due leve vanno a accendere una lampada. Se noi attiviamo una leva, la lampada si accende e se le attiviamo tutte e due si accende comunque. Una cosa, se noi disattiviamo una leva, la lampada rimarrà sempre accesa finché non tu tutte e due le leve non verranno disattivate. Quindi non fate delle porte con una leva sia dentro che fuori perché per entrare attivate la leva. Una volta dentro, però non potrete chiudere la porta perché dovete disattivare anche la leva fuori. Per questo potete usare le pedane o i pulsanti che si spengono automaticamente. Ok, e ora andiamo a vedere, come avevo detto nel video precedente, un loop velocissimo che io di solito utilizzo per le frecce. Anche perché per le lampade e i pistoni è talmente veloce che non si muovono nemmeno, non si accende e non si muovono nemmeno. Allora, questo loop, quando non gli arriva energia, funziona e quando gli arriva energia invece si ferma. Per questo ho dovuto mettere un invertitore così arriva energia costante. Quando vedremo che attiverò questa leva, vedete. Sì, ci sarà un impulso alternato e verranno sparate tantissime frecce di fila. E quando riattiverò la leva si fermerà tutto. Questo però consumerà molte frecce qua, infatti non mi serve. Ora vediamo una Come cella di abbiamo memoria. accennato nel tutorial precedente, vediamo la famosa cella di memoria. Vediamo che ha dei blocchi solidi e dei blocchi non Non solidi. solidi. Adesso Yuri ci spiegherà brevemente come funziona. Allora, ho messo una torcia e un circuito che arriva alla lampada e voglio che la lampada si accenda in certi momenti, in altri no. Come vedremo quando l'attiverò, la lampada si accenderà soltanto quando l'energia passerà attraverso i blocchi di pietra. Quindi ci saranno due momenti in cui è accesa, poi altri due spenta. Poi 3 accesa, poi 3 spenta, poi 3 accesa, poi 1 spento, 2 acceso e 5 spento. Yuri, una cosa, ricordiamo che per questo, per il ciclo la cella di memoria dobbiamo assolutamente usare i pistoni normali e non quelli appiccicosi, se Sì, no il blocco continuerà ad andare avanti e indietro e si bloccherà tutto. non fate come me che ho sbagliato e che è successo un disastro. Vabbè, accendiamo. Come vedete qui ho utilizzato un loop, che blocco qua non deve esserci. E come vedrete la lampada rimarrà accesa quando ci sarà la pietra, invece quando ci sarà il vetro no. E io l'ho fatta andare veloce, ma si può andare a far andare anche a diverse velocità e si possono cambiare la disposizione dei blocchi di vetro e dei blocchi solidi. Direi E che andrà all'infinito. L'unico modo per fermarlo è rompere un pezzo del loop, che io in questo caso ho fatto il più piccolo possibile, e tutto si fermerà. Ok, direi che per questo tutorial finiamo qua. Ci vedremo nel prossimo. Ciao ciao.